Dopo 2 mesi di silenzio totale, il Barletta comincia a giocare a carte scoperte e lo fa presentando il nuovo corso. Dal responsabile dell'area tecnica Luigi Pavarese al nuovo mister Ciro Ginestra, passando per Antonio Palladino, tornato nel ruolo di vicepresidente. L'unico segnale di continuità con il passato è rappresentato dal presidente Mario Di Miccoli. Si parte da zero, ma non perché si è voluto partire per punire qualcuno, no, si parte perché è finita un'era che io ringrazio chi ne ha fatto parte, però chiaramente si riparte per costruire un nuovo futuro, ovviamente per cercare di migliorare la passata stagione, di stare lì nelle prime 4-5. Come dicevo prima, si cerca di migliorare il risultato dell'anno scorso e si cerca di fare meglio. Anche se a me farebbe molto piacere che la squadra iniziasse un attimino a giocare a pallone. Nel giorno della presentazione, intanto, il Barletta ha pescato il jolly. E Ezechiel Schelotto si prepara a vestire la maglia biancorossa nella prossima stagione. Un colpo mediatico, ma non solo, con il calciatore che arriverà in città lunedì direttamente da Buenos Aires. Sicuramente c'è qualcosa sotto con Schelotto, però aspettiamo, posso solo confermarvi che c'è un abbozzo di trattativa. Sicuramente aspettiamo l'arrivo del ragazzo in Italia. Mi sono preso l'impegno in prima persona di farlo arrivare in Italia, questo lo posso dire. Poi chiaramente siamo a buon punto, però quando quando si fanno le call è una cosa, quando ci si vede di persona poi chiaramente sarà un'altra cosa. Però voglio dire, ragazzo entusiasta di venire qua, credo fermamente che il ragazzo stia bene fisicamente, perché mi ha avuto le certezze. Non solo Schelotto, oltre all'ex Inter e Sporting Lisbona, infatti Pavarese in conferenza stampa ha ufficializzato diversi volti nuovi. I portieri Sapri e Paparella, Sapri che arriva dal Bari, l'anno scorso primavera del Bari, 2004, e Paparella lo scorso anno campionato di eccellenza ad Agropoli. Arriveranno i difensori La Cassia, l'anno scorso all'Altamura con il mister. Il difensore Sepe, 2003. Riconfermo l'acquisizione di Bramati, lo scorso anno Grosseto, poi Lavello. L'acquisizione di Marsili, l'acquisizione del 2005 Venanzio dal Bari, che l'anno scorso il mister ha avuto ad Altamura. Ragazzo di Barletta, come di Barletta e Cafagna. Vi confermo anche l'acquisizione di Marco Nato, un altro centrocampista l'anno scorso al Francavilla. Altro giro in Puglia invece per Ciro Ginestra, pronto a rimettersi in gioco dopo le esperienze poco fortunate di Andria e Altamura. Volevo ringraziare chi mi ha scelto, quindi il presidente e il direttore. Sono onorato di essere qua, perché Barletta in Serie D è un'opportunità grandissima per me e per il mio staff. Quindi sono contento e onorato veramente di essere qua e di rappresentare una curva così importante, una città così importante. Bisogna ringraziare chi lo scorso anno ha fatto questo tipo di lavoro, perché ha portato il Barletta a giocare un campionato importante. L'ho fatto anche contro la mia ex squadra, quindi sicuramente è un'eredità importante. Ma io vi dico solo che noi abbiamo bisogno di tutti voi, di tutta la gente fuori, per poter fare un campionato importante che questa città merita.